Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video dei controterzisti. Oggi ci sono io al posto di Giuliano, ma spero che la cosa non vi spaventi. Cercherò comunque di seguire il suo format, quindi parte iniziale, sigla, piccolo film video durante l'episodio e poi un po' di chiacchierata insieme. Spero che vi possa comunque piacere. Allora, oggi utilizzeremo la Crown Primos che è uscita una settimana o due fa, anche perché dobbiamo andarla a scoprire un pochettino perché neanche io l'ho ancora provata più di tanto, quindi vorrei proprio scoprire come funziona perché questa mod mi incuriosisce molto. Quindi andiamo ad acquistarla e portiamola in farm. Bene ragazzi, ecco qui tirati fuori dal capanno il nostro Deutz 9340 TTV, la nostra Crown Primus che sarà la protagonista di oggi e equipaggiati anche con il suo peso Deutz, cioè Deutz, corretto. Bene, non ci resta che partire e quindi andiamo a lavorare. Bene ragazzi, siamo arrivati qui al campo, campo 20, che è appunto dove faremo il nostro lavoro. Allora, l'entrata è questa qui. Bene, entriamo in campo. E ora devo studiarmi anch'io la moto perché sinceramente non l'ho mai usata e non so come funzioni. Da quello che ho capito lei produce pellet o qualcosa del genere, o cipato per pellet, non lo so, non ho ben capito, e quindi vediamo subito come funziona. Allora, appunto il trattore dovrebbe essere abbastanza potente, quindi non dovremmo avere problemi. Allora abbassa, ovviamente accendi, ecco, e io ora volevo vedere se si poteva scegliere. Ah, eccolo lì, left shift, possiamo scegliere foraggio, una pressatura a foraggio, biomassa o cos'è, gasolio, cosa del genere. Che facciamo? Biomassa o foraggio? Fare il foraggio, dai, proviamo con foraggio. Ah, ecco che mi cambia i simbolini col V, che sarebbe biomassa. Questo sarebbe cippato. Quindi direi di fare cippato, dai, così dopo portiamo alla segheria, altrimenti non so, qui così. Questo penso sia silato. Dai, facciamo questo qui che dovrebbe essere cippato e dovremmo essere a posto. Ok, togliamo anche gli add, andiamo in cabina, ecco. Ok, si va a una velocità davvero bassa, siamo penso intorno ai 9 km/h, ora vediamo, faccio ricomparire gli add. No, neanche, andiamo in 6, 5, 6, andiamo proprio piano, 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 si vede che questa macchina lavora così. Ok, mamma mia, che lentezza. Ai trasporti penso di aggiungere un bel camion, ora non ho ancora scelto, ma tra poco lo scoprirete. Facciamo due paroline, dopo faccio un piccolo film video su questa e anche sul trasporto che arriverà. Appunto sono in single player, magari mi aiuterò col cosplay dopo, adesso vediamo. E quindi avevo già trebbiato il campo in precedenza e quindi non è proprio un incarico assegnato dalla Assignments mod, che è quella dei controterzi, anche perché incarichi così non penso li abbia. E quindi ci tocca, mi sono un pochino arrangiato, quindi simuliamo che il padrone del campo voglia creare cipato dalla paglia e non tenerla per imballare o
o da dare alle vacche per la lettiera o quant'altro. Quindi noi ipotizziamo che la voglio utilizzare per far cippato o da vendere alla segheria. Quindi noi ora cipperemo, se così si può dire, o meglio, raccoglieremo paglia trasformandola in cippato, dopodiché andremo a portarla alla segheria. Allora, vediamo anche un pochino come lavora la macchina. Tanto stiamo andando piano, non penso che andrò fuori strada. Allora, la mod, questa qui, non mi dispiace, questa Premos. Non mi fanno impazzire le texture. Ora io non so come mai hanno fatto delle texture del genere. Non mi piacciono per niente. Non so se è stato un problema loro o quant'altro. Per tutto il resto, devo dire invece che è molto molto bella. Il modello è molto buono. Non dettagliatissimissimo, comunque le cose principali ci sono fatte anche abbastanza bene. Appunto, la pecca, secondo me, sono le texture che non mi fanno per niente impazzire. Siamo anche già pieni, credo. Questo qui è il particle, comunque, non so se l'avete notato. Gran figata. Cioè, guardate che roba. Esce il pellet da lì e finisce qua tramite un asso trasportatore. E questo qui è il particle, che sono tutti pallini. Credo che in teoria dovrebbe essere pellet. Ok, stiamo andando veloce, quindi vuol dire che siamo pieni. Facciamo la retro. E allora adesso aspettiamo che vengano a scaricarci. Bene ragazzi, siamo arrivati anche con il rimorchio al campo. E allora svuotiamo tutta la nostra bella Crown. Ah no, cavolo, non è di qui lo scarico, ma è di là, quindi fail su fail in questo episodio, però è il mio primo episodio, quindi concedetemeli. Allora, ok, saliamo sul trattore, tac, apriamo il condotto. Ripeto, apriamo il condotto, si vede che non mi aveva sentito. Saliamo sul nostro MAN. Cavolo, qua non si è aperto del tutto. Come mai? Ok, adesso si è aperto. E svuotiamo tutto il cippato. Ecco qui, forse ho scelto un rimorchio un pochino altino rispetto al condotto della Crown Primus, però dai, la prossima volta starò un pochino più a sinistra, così non picchio contro. Allora ragazzi, facciamo così, io ora vi lascio a un bel film video, dopodiché riempio tutto il rimorchio e vado a vendere alla segheria. Bene ragazzi, siamo pieni, come vedete abbiamo fatto un bel po' di campo, la parte lì l'avevo già fatta prima e si è riempito per bene il carro. Quindi ora dirigiamoci verso la segheria, perché è lì che dobbiamo portare il nostro bel cippato, okay, che tra l'altro prima non so perché me lo segnava come paglia, ora me lo segna come cippato, quindi ora siamo a posto. Ok, andiamo a fare anche le strade corrette, visto che dovremmo essere un pochino più seri, essendo dei contoterzisti. Allora, nel viaggio avevo intenzione di parlarvi di se potevate consigliare, volevo chiedervi se potevate consigliarmi un bel case per i PC, quindi non un case, cosa, dove sto andando qui? Vabbè, dai, concedetemelo ragazzi, ho sbagliato strada. Un bel case per il computer,
quindi non un trattore ma un case dove riporre i componenti del PC. Volevo un case nuovo perché il mio praticamente dove c'è la ventola in basso si è staccata una delle piccole grigliette che ci sono, perché sono composta da più griglie, si è staccata e si è probabilmente rotta, non riesco più a attaccarla e incastrarla correttamente, quindi credo proprio che sia rotta, sia andata. Quindi ragazzi, consigliatemi un bel case dove poter mettere appunto. Aspettate un attimo che qui devo controllare, se no chissà dove vado a finire. Ecco, come sospettavo, ho sbagliato strada, quindi ci conviene tagliare tra i boschi praticamente. Ma sì, dai, tagliamo tra i boschi, chi se ne frega. Però uso questa visuale, sennò combino macelli. Ecco, ho già iniziato a combinare macelli. Stavo dicendo, sì, consigliatemi un bel case perché appunto mi si è staccata la griglia davanti, quella piccolina, una delle piccoline, e non vorrei che entrasse polvere o comunque. Sì, poi sta male vedersi così, boh, magari entra qualcosa lì dove c'è la ventola mi parte qualcosa, quindi meglio prevenire che curare. E che altro che... Ah, vorrei magari un key qui, meglio se attivo gli altri perché non so, non mi ricordo la strada, devo andare di là. Meglio se mi consigliate un case che avete già provato, che qualcuno di voi magari ha e mi dice magari il pro e il contro di quel case. Perché lo so, magari uno magari cerca su internet e mi dice guarda c'è quello della, non so, Cooler Master che sembra molto bello e che ti consiglio, ma se non l'avete mai provato, non conoscete nessuno che ce l'ha e non sa veramente se ha una bella areazione e magari è bello grosso per farci stare tutto, ma comunque non troppo. Meglio di no, perché dopo magari mi arriva e non sono soddisfatto, quindi preferirei che qualcuno mi consigliasse un bel case che è già sistemato, diciamo, con ora qui lo scarico dovrebbe essere quello lì se non erro, quindi scarico lì, dai, sì, dovrebbe essere quello se non sbaglio. E quindi consigliatemelo, mi raccomando, nei commenti, perché è molto importante, ragazzi. Sì, ecco, lo scarico quello lì, vediamo se scarica. Esatto, quello lì, perfetto, dai, primo colpo. Ok, cavolo, mi sa quello lì forse era sbagliato, perché forse quello lì è solamente, non lo so se è una sorta di deposito o se è, lo scopro subito, facciamo così, andiamo avanti un pochino il tempo e lo vediamo subito. Non so se è proprio il trigger o una sorta di riposo, di ricovero, diciamo, di stoccaggio. Aspetta ancora un pochino perché c'è la nebbia. Ok, no, mi sa che è proprio uno stoccaggio, ragazzi. Proviamo ancora a scaricare, ma non dovrebbe lasciarmi scaricare più di così. Infatti, niente, sembrava strano averlo beccato al primo colpo, infatti ho sbagliato. Quindi sta puntata, per essere la mia prima puntata per i contoterzisti, ho fatto tutti i fail possibili e immaginabili, li ho fatti, quindi direi che sono a posto. Ok, vediamo se il... No, là c'erano i tronchi, quindi direi che possiamo provare qui. Niente, mi pare che non compaia niente, quindi non è nemmeno lì. Allora, lì non c'è niente. Allora, facciamo una cosa. Noi scarichiamo nel deposito, così. Ah, ok, che forse era... Eccolo lì, dovrebbe essere quello. Ops, a sto punto credo sia quello quasi sicuramente. Se no, altro fail, tanto per cambiare quest'oggi. E io ho scelto proprio un mezzo. Un attimo ragazzi che mi sistemo, io ho scelto proprio un mezzo che con, sì, qui buttiamo giù le staccionate, che con la segheria mi sa che non va proprio d'accordo perché è un mezzo enorme, con una segheria abbastanza messa giù così strettina si fa un pochino fatica, quindi rimettiamoci decentemente in modo da poter fare una manovra decente, teniamo il rimorchio di là e vediamo se, ecco, poi io con questi qui grossi di camion faccio fatica a capire bene come cavolo funzionano, diciamo. Quanto mai ho usato questo. Allora, ragazzi, ce la possiamo fare. Io non demordo, non chiudo l'episodio finché non lo sistemo. Allora, poi con lo sterzo così, come dire, così sensibile di farming, si fa una fatica boia. Dai che ci passo, devo passare per forza a filo perché altrimenti poi, vedete, non riesco a tenerlo di là. Ok, qualche manovra. Ups, perdonate il telefono che vibra. Ok,
ecco, ma perché va così veloce? Non lo so. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Vediamo se scaricando mi dai i soldi. Ecco qui, ce l'abbiamo fatta. Perché questo è quello che voleva il nostro cliente, voleva che scaricassimo e vendessimo direttamente. Quindi quello che c'è qui, che ho scaricato qui, che è un deposito, praticamente mi sistemerò io, poi manderò un operaio con la pala e verrà lui a vendergli quello lì che gli ho stoccato lì praticamente. Bene ragazzi, allora consigliatemi il case, mi raccomando, perché è molto importante per me. Io ora torno al campo, faccio ancora un pochino di avanti e indietro, finisco di vendere tutto il campo, dopodiché direi che possiamo anche chiudere l'episodio. A tra pochissimo. Bene ragazzi, come potete vedere il campo è finito, facciamo un giro super rapido per vedere se abbiamo dimenticato qualche zona, qualche residuo di paglia da pressare inceppato, anche se poi non penso si dica pressare inceppato, penso più che si dica tritare inceppato o non so, trinciare inceppato, boh non so. Qui abbiamo il nostro Doiz pronto per tornare a casa con il man a cui ho messo la follow me mod, appunto per farmi seguire, visto che sono da solo. Infatti vediamo se mi segue. Perfetto, sì, mi segue. Ok, bene ragazzi, io direi che per questo mio primo episodio dei Controterzisti, spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia intrattenuto abbastanza, e che vi sia piaciuto anche come gli scorsi. Inserirò sicuramente qualche parte di film video, anzi forse parecchia, perché ho paura che il video duri non molto, penso 10 minuti. Spero di arrivare comunque con i film video a 15. Ora mi dirigo verso casa, io insieme al mio bel Doiz, ups, e al man, cavolo, vedi cosa succede a guardare dietro senza guardare la strada, e al man che mi segue a ruota più o meno, eccolo là, andato a schiantarsi. Ora lo disincastro, che è meglio, altrimenti poi succedono i casini. Appunto, vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che il video vi sia piaciuto, spero che mi scriviate, ok Miro, fai anche tu i video dei Controterzisti, quindi vi chiedo di scrivermi anche questo nei commenti, e di scrivermi se volete qui come mai c'è un altro, che vi faccia altri video dei Controterzisti io, e magari a volte insieme a Giuliano, o a volte solo Giuliano e a volte solo io. Scrivetemelo appunto nei commenti, perché è molto importante, voglio vedere che feedback ricevo, se vi piace anche come l'ho fatto io e l'episodio in generale. Quindi lasciate un bel mi piace, se vi va condividete, perché sapete che condividere i video e quant'altro, le mie screen e quant'altro, a me fa molto piacere, perché più allargate la nostra famiglia meglio è, ci possiamo aiutare tutti a vicenda, scoprire nuove mod, magari nuove idee per nuove serie, tipo Controterzisti, cose così, e appunto questo è quanto. Quindi mi raccomando, commentate e condividete tutto quanto. E altra cosa importante, ricordatevi di dirmi per il case del computer, appunto, perché non voglio lasciarlo qui senza appunto la sua mascherina davanti, altrimenti mi entra polvere, magari si danneggia. Bene, direi che per oggi è tutto, scrivetemi tutto nei commenti, io col Doiz e il Man torniamo a casuccia, e nient'altro, al prossimo video, ciao!